Prima di dire qualsiasi cosa voglio discolparmi e chiedervi di non far caso alle mie unghie, che sembrano fondamentalmente le unghie di un imbianchino un po' scrostate, ma mi sono resa conto dopo aver finito di girare il video che avevo delle unghie così indecenti. E vabbè, capita a tutti di sbagliare. Ciao a tutti, sono Martina e bentornati in questo nuovo video. Questo sarà un video particolare perché vi presenterò il mio barattolo dei libri. Detto così può sembrare qualcosa di immane, che cavolo può essere un barattolo dei libri? Bene, non vi preoccupate, non è niente di strano. Questo è il mio barattolo dei libri, è una scatola di biscotti che mi è stata regalata a Natale e che io utilizzo per scriverci dentro. Cioè, non è che scrivo dentro al barattolo, io inserisco all'interno di questo barattolo un foglietto dove appunto scrivo i titoli dei libri che ho letto. Ho visto questa iniziativa, cioè più che questa iniziativa, ho visto questa proposta su Facebook tempo fa, su una pagina di qualche fandom o non so bene cosa, dove appunto dicevano di prendere un barattolo ed inserirci tutti i titoli dei libri che si erano letti. Siccome mi piacerebbe parlarvi anche dei libri che ho letto in passato, ma comunque penso che fare la recensione di un libro che si è letto tanto tempo fa non è proprio il massimo, perché comunque sarei costretta ad andarmi a ricercare su internet delle informazioni e quindi non vi direi proprio quelle che sono le mie idee reali. Per questo motivo ho deciso di parlarvene in questa catena di video, dove appunto dal mio barattolo di libri, che è così, questi sono appunto. Mi è caduto uno, si è suicidato! Foglietto, foglietto, ok. Prenderò dal mio barattolo di libri, che appunto è questo qui con dentro questi foglietti, dei titoli 5, 6, dipende quanto c'è da parlarci sopra, e dirò cosa ne penso. Ovviamente non sarà niente di specifico perché ve l'ho detto, è difficile ricordarsi un libro che si è letto tanto tempo fa nello specifico e nei dettagli. Quindi mi limiterò a dirvi se ve lo consiglio o meno. Tengo questo barattolo di libri da gennaio 2014, come scritto qui sul tappino, ed in totale sono 53 bigliettini. Ora io non so proprio quale andrò a pescare, perché sarà totalmente random, quindi in diretta vedrete Martina annaspare per cercare di darvi una spiegazione decente. E niente, cominciamo, se no mi perdo in chiacchiere. Ovviamente, qualora troverò titoli di libri che fanno parte delle serie, non vi parlerò del libro nello specifico, ma della serie in generale, perché se vi parlo magari del libro nello specifico finisco per fare spoiler, comunque molto probabilmente non mi ricordo tutti i dettagli di quel libro, quindi vi parlerò della serie in generale. Ne è cascato uno, quindi scegliamo quello che è caduto. Shadowhunters, le origini, l'angelo. 31 agosto 2014 e ho commentato con scritto Willow Gem. Devo quindi parlarvi di The Infernal Device, che è la serie che in Italia è stata tradotta come Shadowhunters le origini e quindi fa parte della catena dei libri Shadowhunters di Cassandra Clare. Che dirvi, questa serie mi è piaciuta tantissimo, probabilmente sia per l'ambientazione, perché io sono una fan patita dell'Inghilterra, di Londra soprattutto, e anche per l'epoca. Se non mi sbaglio è ambientato nel 1800, quindi io capirai, io e l'Inghilterra vittoriana ci amiamo, non c'è niente da fare. È la mia epoca preferita, anche per quanto riguarda tutto l'altro genere di letteratura, quindi anche Dickens, anche Stevenson e tutti gli altri. Questo libro mi ha dato molte emozioni, mi è piaciuto tantissimo, sono stata lì incollata e non riuscivo a staccarmi perché dovevo sapere come andava a finire. Lo consiglio a tutti gli amanti di Shadowhunters, che magari hanno letto soltanto la prima serie e non la seconda, ma anche a tutti quelli che sono amanti del genere fantasy e che magari hanno letto i libri tipo Hunger Games o Divergent, o come cavolo si chiama, anche per quelli che hanno letto Harry Potter, perché comunque è una serie di libri molto bella che ti prende per forza, cioè uno di quei libri che non puoi non esserne catturato, è difficile non esserne catturato. I protagonisti sono tutti fantastici e appunto c'è il grande emblema Willow Gem. Io vi rispondo assolutamente Will, sebbene vi presente James, che è il mio criceto e l'ho chiamato così in onore appunto del protagonista di Shadowhunters le origini. Ok, adesso l'ho rimesso nella gabbietta. Andiamo avanti con il prossimo bigliettino. 900 di Baricco.
31 maggio 2014. Ho comprato questo libro a un mercatino di libri usati. Anche qui l'ho pagato pochissimo. Di certo non avevo intenzione di andarmi a spendere magari 9 euro per un libro che saranno più o meno 100 pagine, ma forse anche di meno. Mi era stato consigliato questo libro da una mia amica e comunque anche ero intenzionata a leggerlo dopo aver visto il film La leggenda del pianista sull'oceano. Il film è sicuramente, non dico fatto meglio, ma comunque molto più pregno di quanto può essere un libro di 90 pagine, 60 pagine, comunque è veramente breve. Non so dirvi neanche se ve lo consiglio o meno. Alla fine, se vi piace Baricco l'avrete letto, se non vi piace Baricco non lo leggete. Se avete visto il film e magari volete leggervi questo libricino e lo trovate a poco, o comunque ve lo regalano, o comunque lo trovate in ebook, magari leggetevelo così, ma in realtà in 2 ore, ma pure di meno, si legge facilmente senza nessun problema. Andiamo avanti. L'amico di ritrovato di Yulman, il 28 luglio 2014. Ti metti a fuoco? Non so se ve lo mette a fuoco. Questo libro l'ho comprato mentre ero in libreria perché mi ispirava la copertina e mi ispirava anche la trama. Ci sono rimasta malissimo quando ho scoperto che c'era un seguito. 2 seguiti. E io là ero tipo... Come diavolo è possibile che io non sapevo che c'era un seguito? E ancora non lo compro il seguito. Quindi sono doppiamente stupida. È un libro forte perché comunque parla del periodo nazista, parla di ebrei, parla di sofferenza, parla della Germania del periodo nazista, di ebrei e di sofferenza. Quindi non è un libro leggero, ma è comunque un libro bello. Quindi anche questo lo consiglio, però non fate come me, leggetevi anche i seguiti. Che devo comprare? Devo comprarli, perché non l'ho comprati? Andiamo avanti. Ecco appunto, rimanendo in tema nazismo ed ebrei, Storia di una rata dei libri di Zusak del 28 aprile 2014. E qui ho commentato con scritto: sono perseguitata dagli esseri umani. Probabilmente era una frase del libro. Allora, parlare di questo libro è difficile. Io all'inizio non dico che non mi piaceva, ma non mi aveva preso. Ed ero anche infastidita del fatto che il narratore esterno, onnisciente, faceva degli spoiler, cioè mi diceva quello che sarebbe successo alla fine. Ero infastidita da questo fatto. Quando sono entrata all'interno della storia, quando la trama mi ha conquistato, quando sono riuscita a comprendere la mentalità dei protagonisti, non c'ho parole per dire quanto mi sia piaciuto. E ricordo benissimo la fine, la ricordo benissimo e oh mio Dio. Cioè, se ci penso adesso ho ancora i brividi. È un libro che consiglio tantissimo, che è andato di moda l'anno scorso più o meno in questo periodo perché era uscito il film. Il film non l'ho ancora visto, cioè ho visto tipo l'inizio per darmi un'idea. E devo dire che sembra abbastanza carino e fedele. Andiamo avanti, allora. Ne ho presi 4, quindi questo sarà il 5º. Non ti muovere, Margaret Mazzantini, 16 marzo 2014. Questo libro io l'avevo comprato a mia madre per il suo compleanno. Quando l'anno scorso ho fatto il compleanno gli avevo regalato questo libro. In realtà io l'ho letto prima di mia madre. Della Mazzantini, dopo Venuta al mondo, non avevo letto nient'altro. Questo libro, la trama mi ispirava e poi anche la copertina mi ispirava, sinceramente. Era un libro che secondo me a mia madre sarebbe piaciuto, anche perché lei, dopo essersi letta Non ti muovere, mi aveva detto: oddio, se trovi altri libri di questa autrice portameli, li voglio. Comunque, ricordo che questo libro io lo leggevo in treno quando andavo all'università, perché tra gli esami che si stavano avvicinando, gli orari infattibili, non avevo mai tempo. Eppure mi ci mettevo sempre lì sul treno a leggerlo, perché anche questo è un libro che ti cattura alla fine, cioè tu devi sapere come finisce. Se no non puoi continuare a vivere la tua vita normalmente se non ne hai letto la fine. È una storia anche qui tragica, ormai sono diventata banale, però è tragica. Parla di una ragazzina che appunto ha subito un incidente e mentre sta ricoverata in ospedale lottando tra la vita e la morte, suo padre le racconta la storia della sua vita. Quindi è la storia di un padre raccontata ad una figlia. Anche di questo libro è uscito il film. Io mi sembra che ne ho visto qualche pezzetto. Ho visto gli attori e non li ho condivisi appieno. Comunque il libro di per sé è molto bello. Siccome non voglio fare un video lunghissimo, mi fermo qui. Sicuramente farò perso un'altra puntata di questa rubrica,
e spero che vi sia piaciuto. Ovviamente sono stata molto sintetica e vi ho detto quali erano le mie impressioni e i miei sentimenti al momento della lettura di questi libri. Detto questo, vi saluto, ci vediamo ad un prossimo video e ciao!